Io non mi aspettavo una partecipazione così numerosa e così sentita, la sera di Natale, perché fosse stato un altro giorno l'avrei potuto capire, ma la sera di Natale vedere tutta questa partecipazione mi commuove, vuol dire che qualche cosa in questa città l'abbiamo fatta, qualche cosa in questa città abbiamo detto e la città ci ha risposto veramente in maniera entusiasta. E lo dimostrano le persone stasera, lo dimostrano le centinaia di messaggi, di comunicazioni che sono arrivate. Questo significa che insieme si può e noi siamo insieme alla città e la città è insieme a noi. Non dobbiamo subire soprusi. Questo signore che è venuto da Livorno è venuto qua per distruggere quel poco di sanità che funziona dalle nostre parti. Va bene, e allora credo che la risposta più bella l'abbia data la gente. Io dico grazie col cuore a tutti quelli che sono venuti, non ho citato i nomi perché per me siamo tutti cittadini qua stasera, compreso il sottoscritto, e sono felicissimo di dire grazie a queste persone. Noi dobbiamo riprenderci il diritto di protestare in questa città, non vogliamo che nessuno venga a farci lezioni, non vogliamo che nessuno venga a toglierci nulla, perché già abbiamo poco, va bene, ma quel poco che abbiamo ce lo dobbiamo difendere con le unghie e con i denti, con la carta bollata e con la parola unica che io conosco, che è la legalità. Ecco, oggi lei è stato tutta la giornata a Catanzaro nei vari uffici, magistratura, guardia di finanza, eccetera. La gente è vicino, bisogna capitalizzare questa vicinanza smontando le carte, la cosa, lei lo sa meglio di me, non è facile. Che la gente si avvicina anche in tempi brevi, però contestare le carte ci vogliono tempi lunghi e intanto la gente fuori, la gente comune aspetta le analisi, aspetta le radiografie, aspetta le cure. Noi aspettiamo una parola seria, scritta da chi può darcela, il prefetto, il nuovo commissario, il governo. A noi basta un minimo di garanzia. Va bene, per riaprire l'attività, perché noi vogliamo lavorare, noi non siamo gente che non vuole lavorare, non siamo gente che vuole non far nulla, noi vogliamo lavorare con quella serenità, perché vede, la più bella soddisfazione per un medico è quando un paziente ti dice grazie perché gli hai risolto un problema, perché gli hai diagnosticato una malattia della quale si può curare, perché gli hai dato un servizio, gli hai reso un servizio. Quando escono dall'istituto con un pezzo di carta, quel pezzo di carta c'è scritto non dei numeri, c'è scritto stai bene, stai male, devi curarti, fai quello che devi fare per stare meglio. E questo per noi è una grande soddisfazione e vogliamo farlo. Ecco, la gente deve lavorare, però la gente comune, comunque tutti, chiede salute. La salute non può prescindere da quelli che possono essere dei conti o comunque delle forzature economiche. Tanto è vero che ho detto che sono pronto a lavorare gratis, quindi, ma io posso lavorare gratis perché me lo posso permettere, è una vita che lavoro e quindi quello che ho mi basta e mi avanza, non ho velleità per la testa, non fumo, non mi drogo, non ho, ripeto, quello che ho mi basta, ma i miei dipendenti no, perché il dipendente ogni mese ha diritto al suo stipendio, perché quando si mette su casa, domandi quanti bambini sono nati negli ultimi 30 anni, sono diventato nonno un altro poco, qua c'è una bambina che è nata quando la mamma ha cominciato a lavorare da me, e nella mia struttura quando una donna è incinta gli arriva un mazzo di rose a casa con gli auguri, è vero, e confermo, non gli arriva una lettera di licenziamento perché è incinta, è chiaro, perché la mia è un'azienda modello, perché l'ho voluta costruire così, perché i nomi di chi lavora sono sul sito internet, perché ci sono le qualifiche, c'è, e come la mia ce ne sono tante altre in Reggio, fino a prova contraria. Allora vadano a cercare la prova contraria, ma quando ci sono aziende sane lasciatele vivere, lasciatele lavorare. Il 27 è stato convocato un incontro in prefettura, cosa spera che accadrà? No, io non spero nei miracoli, perché quelli attengono a qualcuno che sta più sopra. Mi auguro che si prendano impegni precisi nei nostri confronti, perché fin tanto che non ci saranno impegni precisi io non aprirò la struttura, poi gli altri facciano quello che vogliono. Questa notte di Natale cosa si sente di dire al commissario Scotti? Buon Natale commissario, buon Natale, anche se lei, e questo bisogna dirlo,
il commissario è quello che è. Ma chi ha aiutato il commissario? Chi gli ha scritto le delibere? Le ha scritte lui? Ma neanche se lo vedo ci credo. Purtroppo ci sono i soliti burocrati che purtroppo sono dei frustrati della vita che hanno predisposto questi atti, dei quali però risponderanno, perché siccome sono atti falsi devono rispondere. Io la denuncia l'ho portata una a Bombardier e una a Gratteri, vediamo se sorrose fioriranno.